Fine settimana storico per i motori, le strade della provincia di Lucca hanno infatti ospitato il Porsche Day 2017, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Kursaal Club Car di Montecatini in collaborazione con ACI e ACI Storiche di Pistoia. Ha visto la partecipazione di oltre 50 vetture made in Stoccarda, splendide auto prodotte dal dopoguerra ad oggi. Dopo il raduno a Viareggio, le auto si sono ritrovate nella meravigliosa piazza Mazzini a Pescia, accolte con tanto di corteggio storico e saluto del L'ambetta è di sindaco. tanto. Tappa successiva, Monte Carlo di Lucca, dove per l'occasione si è festeggiato e ricordato il 50° anniversario della festa del vino. Coniughiamo le bellezze locali lucchesi, quindi noi Monte Carlo, in questa lucchesia, con i nostri vini, con il mito della Porsche, con questa dinastia spettacolare, con queste auto straordinarie, un connubio senza precedenti, senza pari. Soddisfatto per la riuscita della manifestazione, il presidente Cesare Natali. Dalla passeggiata di Viareggio alla piazza medievale di Pescia e a questo paese incantato di Monte Carlo, meglio di così è impossibile. E dopo l'immancabile drink con il vino DOC di Monte Carlo, i partecipanti hanno concluso il tour con la classica cena conviviale, che è stata anche l'occasione per la presentazione del manifesto Il Porsche Day 2017, realizzato dal maestro Pasquinelli. Tra i partecipanti al raduno anche l'assessore regionale Marco Remaschi. Qua ci sono vitigni particolarmente antichi. Qua c'è un terroir che è particolarmente adatto, diciamo, a questi tipi di vitigni. Ci sono delle cultivar veramente di grande qualità. Sì, un aspetto positivo dove le persone socializzano, dove le persone si confrontano, scambiano idee su quello che sono le vetture Porsche, su quello che sono anche i raduni futuri da fare e la formula con cui uno deve fare il raduno.